Allora, Presidente, o amministratore, come devo chiamarla, intanto la firma di un accordo che coinvolge un'azienda, una grossa azienda privata estera, e la mette allo stesso piano di un'azienda pubblica italiana nel contrasto all'illegalità e alla corruzione. Itachi comincia con l'H, però è molto simile a Italia, è un'azienda estera che opera in Italia, ne rispetta le regole e suggella come atto di civiltà e di modernità rispetto a quelle che sono le iniziative che sta portando avanti e che contribuiscono, hanno contribuito e contribuiranno ulteriormente all'incremento delle capacità di questa azienda. Capacità di un'azienda nazionale e internazionale basata sull'intelligenza delle persone, sull'innovazione, sullo sviluppo e soprattutto sulla legalità totale, trasparenza che è un evidente elemento di differenza che incrementa la competitività. Quindi non si deve meravigliare di questo aspetto, non è un fatto inusuale secondo noi. Vabbè, ma per la prima volta che una grossa azienda viene coinvolta a livello anche calabrese insomma, nella firma di questa azienda. Ne siamo onorati e soddisfatti, che siamo gli esseri diciamo primi, come anche in altri casi in termini di competizione. Certo, ma questo quanto contribuirà poi a rendere più competitiva Itachi e anche più, come dire, maggiormente più conveniente utilizzare l'approccio a Itachi nell'acquisire produzioni vostre? La competitività non è basata solo sui costi, sui prezzi, è basata su un insieme di attributi che vengono spesso richiesti dalle aziende per qualificarsi, l'affidabilità, la credibilità, l'autorevolezza e oltretutto, soprattutto, ripeto, la grande intelligenza delle persone che ovviamente è l'elemento fondamentale su cui è basata tutta la nostra strategia. Grazie, vivere questa sfida. Ma la sfida l'abbiamo anche in parte vinta, ce ne poniamo sempre delle altre, ora la nostra è una sfida internazionale, sapete che da Reggio Calabria partono treni per tutte le parti del mondo, se non è vinta così la sfida quando la vinciamo? Dobbiamo solo aumentarla e dobbiamo puntare ancora di più sul mercato nazionale perché possiamo dare un contributo importantissimo non solo al PIL ma anche alla, diciamo, a contribuire all'incremento dell'occupazione delle persone. Invece proprio per Reggio Calabria, come prosegue l'impegno per lo stabilimento Regino? Ma non so se ci avete visitato recentemente, sono in atto degli importantissimi investimenti in Industria 4.0 che differentemente da altri casi porta a nuove assunzioni. Nell'anno in corso abbiamo in mente tra i tre stabilimenti italiani di aumentare di 170 persone e se ci saranno ulteriori risultati di nuove acquisizioni, perché non incrementare ancora di più? Direi che innovazione anche in questo caso, tecnologia e intelligenza sono la leva e la ricetta migliore.